La modifica è inarrestabile. L'arresto alla deriva della spazzatura dei programmi di Mediaset. Chiesto ad alta voce dal Pier Silvio Berlusconi. Ha rivendicato eccellenti vittime. Considerando anche queste. Ilary Blasi. A S scritto da The Weekly oggi. Ha chiarito i passi della strategia editoriale del gruppo Biscione. Sarebbe stata lei che era stata la prima identificata e sacrificata sull'altare dell'infotainment. La parola chiave a tutti piacciono ora tra i corridoi di Cologno Monzese. Lo abbiamo detto quando? Durante primo episodio dell'Isola del Famoso. Avevamo esaminato il dualismo tra presentatore e un traboccante Enrico Papi. Immaginando tutto come un'anomalia piacevole. La presenza del direttore e showman di Mediaset. All'interno di un programma che fondamentalmente aveva la sua liturgia consolidata. Questo era una stranezza. Un bizzarro inserimento. Le cose bizzarre rimangono spesso in memoria. Quella sensazionale differenza nel tono Enrico Papi. Per la quale il conduttore stesso era stato invece fortemente criticato dagli addetti ai lavori. Saltava anche molto negli occhi. Papi. Ricorderai. Era persino venuto a sfilare la busta con il nome dell'eliminazione dalle mani Blasi. Rompendo un rito sacro all'interno quel tipo programmi. Da quel momento, una fossa e una primavera rinunciano gli hai chiesto di tornare sulla carreggiata. Ci sono attriti, verrà cacciato. Il tutto sembrava appeso verso Ilary. Nobody. Tuttavia, aveva previsto il terremoto implementato da Pier Silvio Berlusconi. Le sue richieste rinnovamento. La sua volontà di cambiare registrazione dopo la scomparsa Silvio Berlusconi. THUNCHE. La stagione si conclusa e l'isola è stata inviata in soffi lattico. Nel frattempo, stato anche intrecciato nel quagmire di famiglia il pettegolezzo con Francesco Totti. Che avrà anche pesato nelle valutazioni aziendali. Come immaginate chi è rimasto ancora lì? Presente. Sicuro. Sano e sicuro orari di Mediaset della prossima stagione? Solo lui e Enrico Papi.